Una scuola oggi per le sfide di domani. Buona la prima per l'Istituto Patini Liberatore di Castel di Sangro, che ha aderito alla giornata nazionale degli istituti tecnici e economici con iniziative che si sono svolte in contemporanea in tutta Italia. Ieri è stato il giorno della tavola rotonda, dei laboratori innovativi, ma anche di una festa trasversale che ha messo insieme famiglie, personale della scuola, cittadinanza, istituzioni, università, imprenditori del comprensorio. Il Patini Liberatore di Castel di Sangro è entrato a far parte della rete nazionale degli istituti tecnici a formazione manageriale tra 66 scuole di tutta Italia e la prima nella provincia dell'Aquila. L'obiettivo, come aveva spiegato la preside Cinzia D'Altorio, è quello di diffondere e qualificare l'offerta formativa degli istituti tecnici realizzando proposte di orientamento per studenti e famiglie del territorio e ieri c'è stato il battesimo di entusiasmo. Il Liberatore di Castel di Sangro è il primo istituto nella provincia dell'Aquila ad essersi inserito all'interno di una rete nazionale di istituti tecnici ad indirizzo economico, amministrazione, finanza e marketing. L'obiettivo che si prefigge la rete e quindi il nostro istituto è proprio quello di valorizzare i profili tecnici ed economici, favorire un miglioramento dell'orientamento sia in entrata che in uscita, sia nei confronti degli studenti che per quanto riguarda le famiglie, e allo stesso tempo cercare di creare un rapporto tra il mondo del lavoro e la scuola. E pensiamo che questa sia una giusta occasione, quella della giornata nazionale, per valorizzare e promuovere il nostro istituto e i profili in sistemi informativi aziendali e turismo che la nostra scuola offre. Abbiamo organizzato nell'intero arco della giornata dei laboratori didattici con degli esperti di settore, una tavola rotonda e degli incontri con gli imprenditori del territorio, sia del settore commerciale e tessile che del settore turismo. E quanto ha spiegato la docente Sulmonese, Chiara Brugnera, referente della rete, un'intera giornata di confronto e lavoro che sicuramente darà dei buoni frutti.